Amici di YouTube, vi mando un caloroso saluto. Oggi visiteremo il castello di Ottaviano, la residenza di Don Raffaele Cutolo, capo della nuova Camorra organizzata. Un'organizzazione che, come saprete, ha dominato il panorama criminale di Napoli e provincia tra gli anni 70 e gli anni 80. Il nome di Don Raffaele Cutolo è stato talmente importante da potersi paragonare a quello di Pablo Emilio Escobar Gaviria per la Colombia, oppure a quello di Amado Carrillo Fuentes, dei fratelli Beltrán Leyva, dei fratelli Arellano Félix o del Chapo Guzmán per il Messico. Ebbene, come Pablo Emilio Escobar Gaviria governava il suo impero dall'Hacienda Napoles, così Cutolo lo governava dal suo palazzo Mediceo di Ottaviano. Sul castello vi racconterò un aneddoto. Si dice che all'interno dello stesso, in una parete, in una nicchia scavata, ci fosse la cosiddetta Dama di Cristallo. La Dama di Cristallo non era altro che un contenitore appunto di cristallo purissimo al cui interno vi erano i nomi di tutti gli affiliati all'organizzazione. Il castello fu confiscato a Don Raffaele Cutolo agli inizi degli anni 90 ed ebbe poi un periodo di abbandono. Oggi non è visitabile, però la Prologo di Ottaviano vi organizza i mercatini di Natale una volta all'anno. Approfitteremo proprio di questo evento per farvi vedere com'era il castello dove visse Don Raffaele Cutolo.